diceva Eraclito, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. Ebbene, penso che chi scelga la scuola di specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva del dolore abbia ben presente tutto ciò e abbia deciso di essere un medico che prende in carico il paziente nella sua globalità. Infatti, noi ci prendiamo cura del paziente dal momento in cui si partorisce e quindi si mette al mondo una nuova vita, al momento in cui si esala l'ultimo respiro. Quando ho iniziato a studiare medicina ho capito subito che la specializzazione che poteva rappresentarmi al meglio era anestesia e rianimazione, perché voleva essere quel medico che poteva dare le risposte giuste nel momento giusto ai colleghi e ai pazienti. Qui a Udine ho trovato la realizzazione di questo grazie ad un percorso ben strutturato che mette al centro il medico in formazione specialistica sin dal primo anno, tutelandolo nelle sale che sono inizialmente universitarie. Con l'andare avanti degli anni si inizia a avere la possibilità di tornare anche nelle sale della rete formativa, sia quelle dell'ospedale di Udine che quelle del resto della regione Friuli Venezia Giulia. E quindi questo è un lavoro eroico, è un'attitudine che spesso trasformiamo in uno stile di cura che finisce con il condizionare anche lo stesso modo in cui noi vediamo la vita e la morte. Ebbene, scegliere Udine come sede della scuola di specialità rende questa scelta più facile. E questo perché alcune peculiarità tipiche della scuola di Udine consentono alla fine di un percorso di 5 anni allo specializzando di avere tutte le competenze che sono necessarie per affrontare con professionalità l'ambiente di lavoro. Un altro punto di forza di questa scuola che mi ha spinto a sceglierla è stata sicuramente la possibilità al terzo anno di una guardia ostetrica che viene fatta in maniera molto approfondita e per un lasso di tempo che è cospicuo ma assolutamente necessari per apprendere tutti quei piccoli accorgimenti per trattare la donna con la patologia ostetrica. E questo è molto importante perché in qualsiasi ospedale si troverà poi il futuro professionista a lavorare, la guardia ostetrica sarà sempre presente. Oltre a questo, la possibilità di avere un anno completamente dedicato alla terapia intensiva ed uno all'emergenza sia intra che extra ospedaliera ha suscitato in me molto interesse, visto che da sempre l'emergenza era uno dei campi che mi attirava di più. C'è la possibilità di imparare a gestire il paziente critico nell'emergenza e non solo nell'intra ospedaliero, ma anche sul territorio, ed è garantita per tutti gli specializzandi la possibilità di ruotare su tutta la rete formativa che è estremamente consolidata all'interno del Friuli Venezia Giulia. Tutto questo percorso formativo e lavorativo si affianca però ad un lavoro costante dei nostri tutor che fanno didattica sia durante le ore di servizio in sala operatoria o nelle terapie intensive o all'esterno dell'ospedale dove ci troviamo a lavorarci, ma anche in aula. E questo è molto importante perché ci accompagna nelle skill che sono pratiche anche con la conoscenza teorica. A questo stiamo avvicinando anche un'esperienza di simulati che assolutamente arricchisce l'offerta formativa della nostra scuola, in quanto da setting come la sala operatoria si passa ai setting intraospedalieri ma anche extraospedalieri, potendo simulare eventi da prima semplici e col crescere dell'esperienza dello specializzando via via più complessi. Il mio consiglio è di non lasciare che i propri desideri diventino dei sogni irrealizzati. Bisogna fare una scelta, scegliete Udine, questo farà la differenza.